Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a concludere questa. Sì, dobbiamo concludere questa avventura, questo nostro speciale di Halloween di quest'anno, 2020, con. Siamo quindi su Blair Witch per andare a scoprire la verità. Stavo pensando io prima, no? Ok, quindi noi abbiamo ucciso il cane perché ce l'ha detto Carver, perché altrimenti uccidiamo nostro fratello. A me mi frullano una marea di domande, una marea di domande. Allora, intanto, io e Carver, ok, abbiamo, d'accordo che abbiamo la colpa, che abbiamo fatto cose nel passato magari sbagliate. E ci perseguita, ok, il nostro passato. Carver chi è? È un nostro amico? È un nostro ex collega? Che era nella nostra stessa situazione? La strega? Perché lui ha detto, lei ti vuole, lei, ormai sei suo di lei. Esiste veramente? Peter è ancora vivo? E se tutto questo fosse frutto della nostra immaginazione? Se noi abbiamo ucciso tutti, compreso il nostro fratello, e non vogliamo rendercene conto, e nella nostra mente diciamo no, lui è ancora vivo e io lo devo salvare, quando invece non è vero. Chi lo sa? Soltanto andando avanti possiamo scoprirlo. E allora direi subito di. Allora, eravamo arrivati qua, no? Se vi ricordavo, se vi ricordate bene. Allora, bisogna andare di qua. Eccoci qua. Non voglio chiudere la porta. Io devo andare di qua. Mi chiudo la porta. E adesso sono in gabbia. Ah no, eccoci qua. Tanto lo posso aprire la telecamera, quindi più o meno, insomma. Vediamo, vediamo. Ma è enorme, secondo me. Dai, non può essere veramente così grande questa casa. Secondo me c'è. C'è tipo. Boh, non lo so, magari se l'effetto proprio della strega che è veramente così, o altrimenti ce lo stiamo immaginando noi tutto. Non basta sapere cosa cavolo succede. Io qua. Un bambolotto. Sì, ma di qua non abbiamo visto nulla, scusate, però. Siamo venuti di qua, andiamo a caso quando. Ha detto qualcosa c'è. Questi mostri cosa sono? Esistono veramente? Sono frutto della nostra immaginazione? Oppure no? Ma io vado avanti. Oh, attenzione. Allora. Qua. Cioè, allora, bisogna andare di qua. Ma allora, scusate. Perfetto. Scusate, quante cavolo di piani c'ha questa casa? Siamo sempre nello stesso identico punto, con la stessa identica scala. Che va giù e va su. A sto giro io me ne vado su. E che cazzo? Attenzione. Che cazzo era quello? Qualcuno al piano di sotto tra noi. E non è piacevole la cosa. Ci sta piovendo. Siccome che stiamo andando giusto, perché c'è la striscia qua. Che allora bisogna andare veramente.
Seguiamo questa, eh. Seguiamo la strada come le bricioline di pane, esattamente come la... Avanti, avanti, entrate. Esattamente come la vedo, non voglio sapere cosa cazzo c'è. Nei dintorni. Che era? Era Carver, perché è Carver che ha portato qua nostro fratello. Ed è lui che, a quanto pare, sta lasciando queste tracce per noi. Ha delle scale. Davvero? No. Penso che nulla. Fate salvare perché non lo so dove stiamo andando. Se mai avevo il terzo campeggio. Salve. Ah, non è il patronus di Harry Potter, quindi che cazzo ci fa un cervo? Adam, un cervo in casa. Un cerbiatto e Bambi. Ma che cazzo succede? Adam. Chi è ora Adam? Chi è Adam? Ce n'è un altro anche. C'è tipo il rumore di quando ci sono i mostri saliti con la radio. Adam. Adam però. Cazzo. Oh Madonna. È come nel film. Puttana Eva. È come nel film. Che la strega uccideva le vittime in questo modo qua. Nell'angolo così. Girate verso l'angolo così. E la ammazzava. Però nel film originale. Non dico altro perché magari chi non l'ha visto non vuole. Non vuole. Ma che cazzo succede? Ok. Ma va avanti. Lucky 24 ore. Cazzo, c'è qui un'auto della polizia? Che non è nemmeno il cielo quello, stiamo immaginando tutto. Siamo stati noi a sparare. Ma che cazzo succede? Io ragazzi non ci sto più capendo nulla, ve lo dico, io non ci sto più capendo niente, ma niente, niente, proprio niente. Troia. Altre scale, via altre scale. Non lo so. Sì, qui sta andando. Però c'è sempre lo sceriffo che è tra virgolette con noi. Con noi, what? Sembra la scrivania del... Shit. Cos'è questo? Mi fate nemmeno leggere, cos'era, chi era? Troia, mi sfido un cazzo. Un messaggio da Jess nel televisore? Ma io volevo leggere, vabbè, non si può leggere nulla. Ah, siamo noi, abbiamo ucciso. Ok. Unarmed.
Ah, quindi noi abbiamo ucciso per sbaglio il rapinatore perché... Ok, ora mi è chiara sta cosa. Quindi noi ci stiamo addossando la colpa di questa cosa qua. Che cazzo c'entrava poi la guerra in Vietnam, in Afghanistan, dove cavolo era? Non lo so. Quindi noi abbiamo ucciso per sbaglio un rapinatore che era disarmato, quindi non poteva perirci in nessun modo. E quindi ci... Ma io voglio vedere cos'era quel foglio. Apotitiatria? No. No. Un attimo, eh. Foto non credo. Questo no. Tumore codice. Non era questo. Boh, vado a trovare ora. Foglio di... No, No, ma era l'ultimo, dai. Non credo che eravamo Shelly. Vabbè, qualsiasi cosa è, forse non è da leggere, ma è semplicemente da... Che noi appunto... secondo me ci stiamo portando dietro questo peso qua. Ecco, vai. Quindi cosa devo fare adesso? Devo andare. Posso? Ah, ok. Sì, diciamo che è una sorta di tra molte virgolette salienti, ma molte virgolette. Il 2. Che cazzo vado lassù? Non so andare nemmeno qua. Le impronte non ci sono. Quindi... Ah. Ok. Ah, ok, eccola. Di qua. Eh no, però vengono di qua. Ma non era chiusa, no? Boh. Quindi... No, va di qua come se ci fosse un passaggio, ma non c'è niente. È molto labirintico, questa parte. Molto labirintico. Una zanzara, ok. È ancora le zanzare. Ah, ok, di qua. Allora questa è la strada. Sì, ok, sto avendo forti allucinazioni. Di quello che ha... perché ha ammazzato quel rapinatore che era disarmato, e questo mi è chiaro. Tutto il resto non mi è chiaro, però. Ah. Quindi è molto prima. Quindi lui sente questo peso addirittura da prima. Eh sì, è nello scorso episodio, Alice, siamo stati. Se non ti ricordi. Non vedo nulla qua da fare. Ah, no, tutti questi affari qua. Salvataggio, ragazzi. Salvataggio automatico. Va bene. Ah. Sembra che ci sta guidando verso qualcosa. Siamo noi, presumo. No. Un orologio. È fermo.
No, voglio vedere. Non è firma. Cazzo è tutta sta gente? Sembrano soldati, almeno dalla loro postura, che sembra che stanno imbracciando un fucile o qualcosa in mano. Secondo me qua non si vede niente. Sembrano tipo. Sta registrando qui, vero? Sì. Sembrano. Tu sei reale. Ah, è nell'angolo come co. Ok, come le vittime. Sì, ma ho capito, però. Però non mi do un cazzo. Si vede niente, niente. C'è il muro. Ah. Sì. Sono i soldati. Sir. Yes, sir. Freaking butcher. Ce l'ha con noi. Quindi noi addirittura parte da molto prima di dell'uccisione del rapinatore. Serra un cazzo, perché dove devo andare e cosa devo fare? Vado di qua verso la luce. No, devo andare di qua. Ok. Ah, sempre là dritto, chiaro. Sir, sir, sir. Va bene, cioè, quindi sarebbe tipo un vulcano. Alex, ma che cazzo hai fatto? Cioè, porca miseria. Ah, ok, siamo nella stanza che era prima. Quindi bisogna andare di qua, c'è anche la luce. Alan Palmer. Butcher One ha detto, cioè macellaio 1. Ma hanno bombardato, cioè non capisco se è un bombardamento o qualcosa. We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock. They are unaware of our presence and out. Fate salvare, per favore. Fate salvare, per favore. Il terzo peccato, il capitolo, cioè il paragrafo, chiamiamolo paragrafo. Quindi, allora, il primo è che abbiamo fatto qualcosa ai nostri compagni, ma allora li abbiamo. Che si è spento qua quando stavo. Magari quando stavamo in guerra, quindi magari per una decisione nostra sbagliata, sono morti. Il secondo è aver ucciso il rapinatore che era disarmato per sbaglio, perché appunto non dovevamo ucciderlo. Disarmato. Oliver Marley.
Perché sono tutti i nostri compagni che sono tipo morti. Io sigo qua. Anche perché non so dove. Puttana Eva. Keith Forst. Ah no, ma è lui, è Alice che sta dicendo i nomi, quindi sta dicendo i nomi penso dei suoi compagni. Ashley Hellwood. Qual è il terzo peccato che ha commesso Alice? Kate Sylvester, perché un terzo peccato l'hai commesso per forza. Oliver, Roscoe. Non è che abbiamo davvero abbastanza anche nostro fratello, che non era magari un bambino, ma era con noi nel. Non lo so. Così non è per niente positivo. Acqua. Perché dell'acqua? Ah, ok, capisco che. Inizia investigation. Sommario. Fatto. Rapporto delle indagini preliminari, stato operazione non completata, relazione, caso di errori durante la ricognizione, le forze nemiche sono venute a conoscenza della posizione delle nostre truppe, quindi abbiamo fatto noi quell'errore, e quindi per colpa nostra, perché abbiamo fatto quell'errore, i nemici ci hanno ucciso tutti, cioè hanno ucciso le altre persone, presumo, questi combritoni, soldati, non lo so. Non sto più capendo nulla comunque. Sì, sono ancora i corpi dei nostri compagni, barra soldati, barra commilitoni. Ok. Riuscendo così a compiere un attacco a sorpresa, soldati morti in combattimento, sono quelli che stava dicendo lui a voce, Alan Palmer, Ashley Elwood, Roscoe Howard, Oliver Marley, Sylvester Boysi e Keith Forst. Quindi presumo che la colpa è nostra. Se non ho capito male. Ma capito perché l'acqua, però va bene. Salve, chi era lei? What? Capitolo è sempre il terzo peccato, il terzo peccato, va benissimo. Va bene, va bene. Fallo. Cosa? Se non voglio farlo, voglio andare via? Ecco, qua secondo me si va a decidere magari un'altra cosa che ci fa sbloccare un filo un altro. Io non so cosa fa, magari. No, non lo voglio fare, ma fa, non ti voglio dare ascolto, vado. Ho detto che vado via. Oh, che palle che fai. Vado via, non voglio fare nulla a te. Non so chi sei né cosa vuoi.
Quindi perché ti devo dare retta? Devo dare retta a quel pazzo di Carver lì. Che io no, non ho fatto un caso. Salve. Ah. What? Ah, ok. Allora, tutti questi affari. Non vediamo scritto il nome, purtroppo. Bene, credo che ormai ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine del gioco. Apri. Permesso. Ha ripermesso. Ah! Quello dove avevamo visto nel video. Il coso, il. Ok, sono attaccato. Infatti ho detto. No, sono attaccato. Si vede che sono attaccati, le sedie non stanno fluttuando. Però che posto è questo? Tutto distrutto. Vai Alice, che cazzo ci passi? Seems familiar somehow. Sì, è quello che abbiamo visto nel video, Alice. Però mi pare che non si può passare. Ah! Video. Quindi bisogna mettersi qua e bisogna guardare. La rivelazione mi pare che era. Pare di sì. Credo, sì, era Harvey che ci aveva lasciato le impronte. No, questa non era. La rovina, eccola qua. Era la rovina. Ok, a posto. E questo è chiaro. Minchia, credo di aver capito che bisogna riguardarle, andare avanti con le esplosioni in modo che noi siamo al di qua. Infatti. Ok, possiamo andare avanti. Perfetto. Messaggio. Zitto, fammi leggere il messaggio. Chi è? Lui è qui, la tua ombra. Lui. Chi? Carver? Qualcun altro? C'è altra gente oltre a voi? Stai allerta. Va bene, ma perché devo stare allerta? Cioè, quelle creature strane, no. No, che palle. Vabbè, ci sono ancora loro che rompono le palle, esattamente. Fili. Ma basta non guardarlo, dì, che ci vuole. Ma non è che ce li stiamo immaginando queste creature noi? È frutto della nostra immaginazione o perché ce lo immaginiamo perché è come se fosse una nostra colpa di quello che abbiamo fatto. Boh, chi lo sa. Interessante, sta passando il tempo, siamo già a mezz'ora. Meno male che doveva essere corto il gioco.
Sì, è troppo corto, è corto, è corto, è corto. Sì, è corto, 17 capitoli, chiamalo corto. Chiamalo corto. Se lo fate di corsa i giochi. Io non mi ero esplorato tutto a modo per recuperare tutto, perché. No, non potevo. Non è una serie normale, quindi. Salve. Quindi. Cioè, se i giochi li fate tutti di corsa, ci vedete perché vi durano poco e sono corti. Stai zitto. Sei suo. Di chi? Suo di chi? È questo che voglio capire. Suo di chi? Porca miseria. Si riscende di sotto. Questa è la forza di scendere, ma non se siamo arrivati al centro della terra. Attento non guardare. Ci saranno ancora le creature? Sì, c'è ancora le creature che rompono le palle. Ormai ho capito tanto come andarle a evitare, eh. Cioè, non è impossibile. Un po' per nulla. Soldato, questa volta ho detto soldato. Alan Palmer. Come di quelli che è morto. Ok, sono gioco è partito come una normale ricerca di nostro fratello che era scomparso nei boschi ed è diventato una sorta di. Di viaggio per liberarci dalle nostre colpe. Perché cercare. No, cercare. Tipo. Non mi viene in mente. No, cercare di accettare quello che abbiamo fatto e non vivere più in questa sorta di. Sentirci sempre il peso di queste cose, boh, non una cosa del genere. Sì, non ha molto senso quello che ho detto, però. No, vabbè, sì, senso ce l'ha, però. Magari dovevo dirlo in modo diverso. Oh, quindi. Ecco, avevo ragione io. Sono tutte le persone che sono morte perché te hai sbagliato a fare quella stramaledetta ricognizione. I nemici sono arrivati e li hanno fatti. Tutti fuori e fin qui è chiaro. Questo credo che è la foto tua, caro, di Together in Peace. Ok. Va bene, va bene. Rescue Ashley, ok, sì. Oh, tombe. Non si capisce, Arabo. Ok, quindi sono morti in Arabia, nella guerra che siamo andati a combattere in Arabia per i nostri errori, loro sono morti. Ok, quindi noi ci stiamo dando la colpa lì. Poi c'è stata l'aggravante del ragazzo che abbiamo ucciso per sbaglio, forse è caputo perché ci ricordavamo della guerra che è passata. Di nuovo questa stanza. Un cazzo.
Oh, grazie. Assassino. Vedi. Assassino. Assassino, fin qui è chiaro. Quindi lui si sta dando la colpa di tutto questo. Però, nostro fratello, dove cazzo è? Cioè... tipo non sei nessuno, non sei niente, non sei nessuno. A parte però non l'ho capito. Perché avevamo salvato lì tanto, non è successo niente di strano. Che è sto colpo? Assassino. Ho capito, ma... ragazzi. Oh, calmo, eh. Ah, poi c'è anche Jesse, vero, però l'ho avuto. Cos'è che lei non può sopportare? Il fatto che noi continuiamo a dare la colpa per tutto quello che è successo? E abbiamo continue allucinazioni? Possibile. Possibilissimo. E poi c'è Calvert che ci mette il dito nella piaga, però, porca miseria, non sappiamo chi è questo Calvert ancora. Dov'è la porta? Siamo tornati indietro? No, dai. Deve durare ancora sto gioco, ragazzi. Sta durando un po' troppo, in effetti. Alla faccia del breve. Alla faccia del breve. Come siamo in trappola? No, no. Non è possibile, siamo in trappola. Siamo mettiti qua. Quindi... forse bisogna... Che è? Che succede? Chi era quella donna? Shit! No! Ellis, no! Get a hold of yourself! Vabbè, sta impazzendo, probabilmente sono nel panico più totale. La... ok, si sta macinando tutto probabilmente. Presumo perché... dai, sento che piano piano sento che... oh, che palla con la creatura. Sento che piano piano ci stiamo avvicinando alla fine. Chi saresti tu, Ellis? Chi saresti tu, Ellis? Siamo sempre al paragrafo del terzo peccato? A quanto pare sì. No, non era uno di questi mostri che ci inseguono, stranamente. Attento, segui il sentiero. Non so come cazzo si fa a passare di qui. Sono rimasto bloccato.
shut up. Codardo. Non sei nessuno. Ma questo l'avevo capito, però. Vorrei anche vedere la fine, più o meno per capire un po' tutto. Che cosa ho ancora per fare sulle vacche, palle. Che è? Cosa è successo? Allora, se creature camminano anche attento. È il tuo turno. Ma sì, io sì, uso questo turno. Cazzo. Basta messaggi ora, ma perché? Non hai più il coraggio di guardarti allo specchio vero? No, io ce l'ho, non sono così brutto. Però insomma. Andiamo buio, non si vede nulla. Porca troia. Io spero. Scusate, guardo un attimo una cosa perché spero che sta. Quella registrazione sta andando tutto bene. Sarà altro dei tre ragazzi. Un'altra bella oretta. Un'altra bella oretta. Prima di finire il gioco. Passi. Ok, questi non possiamo fare, a parte sono disegnati, quindi non possiamo più. Cos'è questo? Un'altra cassetta. L'angolo. L'angolo. Mettiti nell'angolo e non guardarla. Va bene. Agli ordini. E se quell'altro la guarda se è morto. Sta facendo tutto da sé, eh. Siamo morti? No. I'll be safe there. Era una visione, quindi non ci sto più capendo nulla, non... Il secondo peccato, bene! Quindi angolo... Che ti stai girando? Perché? Quindi è passata? No, ma che cazzo. Manco per il cazzo. Vabbè, capito. Non devo, cioè lei mi dice di guardare, e lui si gira automaticamente, non devo, chiaro. Chiarissimo. Devo sempre guardare l'angolo. No, cazzo che mi giro. Siamo messi bene però sto giro nell'angolo. Passato tutto. Posso girarmi? Siamo sicuri? Sembra di sì.
Io vado spedito ormai, altrimenti non si finisce più, ragazzi, via. Adesso visto. Un pianto. Che succede ora, Alice? Che cazzo hai combinato nella tua vita? Siamo noi? Sembra che ci stiamo guardando allo specchio. È interessante come cosa. Bisogna andare di qua, boh. Presumo di sì. Anche sembra che si capisce molto bene, eh. Chius. No, stavo tornando indietro qui. No, fermi. Stavo per sbaglio tornando indietro. Allora, era di qua. Ok. E poi dove? Di qua si torna indietro. Ah, di qua. Chiaro. No, pure le scelte ora. Vado di qua. Senza nemmeno un motivo. Io non ci sto capendo un cazzo. No. Tornare indietro, cosa devo fare? Porca troia. Cosa che ci stai tirando? Ah, c'è uno nell'angolo. Cosa succede? Cioè mi sto muovendo. Siamo torti, porca miseria, che cazzo. Siamo ancora qui. Sì, ho capito, sono un assassino, ok. Non posso fare niente. Porca miseria. Ancora dentro sta cazzo di casa. Un'altra porta. Andiamo alla stanza. No, è diverso, con due occhi a sto giro. Oh. Such filth. Cosa devo fare? Uccidili tutti. Che incazzato, è andato in Berserk, ragazzi. È andato in Berserk tipo Doom, quando prendi là la cosa. Sì, ma cosa devo... cioè... perché sto vedendo così?
cazzo nero, come mai? Sta distruggendo le creature, eh? Oh. Ok. Ma so dove devo andare, forse devo ammazzare tutte le creature che ci sono. Perché so anche correre, bravo. Ma è sto potere, Alice? C'è un'altra qua. Chi sei tu? Soldato, non è che siamo noi a strega. Poi peccato che questo gioco ha 5 finali, quindi peccato veramente. Cioè peccato, ti fa venire la voglia di rigiocarlo sicuramente con 5 finali, però sembra un finale unico. L'unico che forse era meglio. Anche la donna, quella lì, che si chiamava Ashley, si chiamava. Tutte le persone che abbiamo ucciso, cioè che abbiamo fatto uccidere. Devo andare di qua. What the hell just happened? Non lo so, Alice, se non lo sei te, sei l'esperto di queste allucinazioni, non lo so, io sinceramente non lo so. This is it. The basement. Oh, alleluia, ce l'abbiamo fatta, lui ci siamo interrato. Peter, where are you? What? Ok, siamo interrati. Foto. Ah, è lui che ha ucciso tutta questa gente, ma perché poi? Cioè, un motivo bello ce lo devi, non è che poi svegliato un lunedì. Boh. Sì, mi sei finito per arrivare qui, porca miseria, ce n'è voluto. I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Perché lo stesso vale per te? The key's under the table. Oh, finalmente! Andiamo a faccia con Calvin qua. Meno male, non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora. Il peccato originale. Sotto il tavolo, quindi qua. Ok, dov'è la chiave? Dov'è la porta ora? Bisogna tornare su. A quanto pare sì. Ah no, qua forse. No.
possibile di riuscire a capirci qualcosa pure io. No. Ah, bisogna andarci da qua, però non ho capito bene dove. Ah! Infatti immaginavo che era una... ho detto c'era la porta e non l'ho visto, era una botola. Uno dei due. Ah, si immagina, stava strisciando che è in guerra. Porca puttana, ragazzo, c'ha allucinazioni forti, ma forti veramente. Cioè, vabbè, se lo... questo è stato un trauma per lui. Ah, l'albero da palma. Ah, eccolo, carne. Però non ci vuole andare perché sto immaginando. No, please. Ecco, di che erano gli occhi di quella che abbiamo visto apparire ogni tanto. Oh, c'è il carro. This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Free! I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! Ah... e prendigli la faccia. What? Cosa vuol dire prendigli la faccia, te la sei meritata? Bullet! Evviva allora. Alice si è arreso, la rabbia è sparito, il ciclo continua, Carver è rinato. Sono state riferite pure del riuscito di sopravvivere ed è molto è stato trovato più tardi non lontano dalla casa di Shannon. Già è stato detto tutti i punti con Alice, dopo aver saputo quello che è successo, non ha detto una parola, non sa più nulla, non sa nulla della sorte di Peter, quindi penso che abbiamo fatto il finale peggiore veramente che si poteva avere. Senza alcune notizie sulla sua posizione, il corpo dello sceriffo non è stato più recuperato dalla foresta di Black Hills. Il corpo di Todd McKinnon è stato trovato alcuni mesi più tardi nella segheria Tapias Creek, così putrefatto da essere a malapena identificabile. Ed è finito! Oh, finalmente, avevo detto che era l'ultimo episodio. Wow! Wow! E ora, sicuramente, secondo me questo è il finale peggiore che noi potevamo avere. Perché comunque noi abbiamo avuto la follia e non siamo spariti. Carver è rinato, non si sa come. Peter non è stato più trovato, il corpo dello sceriffo Hyde, cioè...
Almeno il cane, però, poi aveva visto almeno quello è vivo. Almeno l'unico che si è salvato in tutto questo bordello è il cane. Però adesso sono curioso di vedere e sapere più che altro quali erano gli altri finali. Ora io non li andrò a mettere perché magari uno se lo voglio giocare e perché visto che questo speciale non è un retro game, ok, quindi insomma anche perché se non ho ben capito bisogna andare a prendere tutti gli oggetti, tutte le cose, quindi bisogna esplorare a modo i vari luoghi per, credo, e fare determinate scelte per ottenere appunto finali, visto che ce ne sono ben 5 di questo gioco finali. Bello, a me è piaciuto veramente tanto, parecchio l'atmosfera. Non il classico horror che ti fa saltare dalla sedia con tanti jumpscare, però molto d'atmosfera, molto psicologico, molto bello. Mi è piaciuto, sì. Però vediamo appunto se dopo il titolo di coda c'è qualcosa, ma mi è piaciuto. Peccato che, vedete, sono questi titoli che sono belli, sono fatti bene, però siccome la gente ne parla poco, perché non è un titolo da AAA, non è FIFA, non è Call of Duty, non è quello, non è quell'altro, allora la gente non è Resident Evil, allora la gente la snobba, ok? Però non per questo vuol dire che sono titoli brutti, anzi a me è piaciuto. Comunque il fatto anche che ci sono ben 5 finali, uno può rigiocare appunto per cercare di sbloccare tutti, di vedere appunto come anche sbloccarli appunto per curiosità. E poi sicuramente se c'è il finale, però poi va a sapere qual è quello veramente il vero finale. Però bello, 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 mi è piaciuto. Tranquillo, niente di strano, non è difficile. È particolare, possiamo dire che forse ecco perché non ha avuto successo, perché è un horror particolare. Non è il classico horror che siamo tutti quanti abituati. E quindi The Real Blair Witch. In memoria di Rutger Hauer. Oh! Ragazzi, memoria di Rutger Hauer. Porca puttana, allora sono ancora più contento di averlo giocato. Ed è finito, ragazzi, quindi io vi ringrazio se avete visto questo speciale di Halloween 2020. Se vi siete persi gli altri video, anzi andate a riguardarvi subito la serie, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, lasciate un commento, un mi piace, e noi ci vediamo a questo punto con la prossima serie qua sul canale, la serie regolare qua sul canale. Ciao!